Ciao ragazzuoli, quanti di voi si ricordano Monkey Island? Io ci ho giocato tantissimo, era uno dei miei giochi preferiti. E mi ricordo il primo, non riuscivo a finirlo. E il secondo, mi ricordo, poi c'erano le... non c'era ancora internet, c'erano le soluzioni che viaggiavano attraverso gli amici, oppure si trovavano in edicola in qualche giornalino sfigato, mi ricordo. Cos'è che avevano di particolare questi giochini qua? La cosa interessante, bellissima, è che ti facevano partecipare. Ti facevano partecipare perché ti facevano entrare nella storia e tu dovevi cliccare sulle le cose da afferrare, prendere. Usare in vario modo e poi, come in questo caso qui che vedete a schermo, dovevate scegliere la risposta giusta quando dovevate, per esempio, parlare con i vari pirati, le cose. Guardate anche la grafica, veramente anni 80, però già allora c'era l'idea di creare qualcosa di aumentato, no? Ora proviamo ad andare più avanti. Un attimo, che qui in parte in cosa. Ecco, qui si va più avanti, c'erano queste situazioni veramente, adesso fanno molto sorridere. Però giochi di questo tipo qui, che produceva la LucasArts, in effetti poi si sono evoluti in giochi di questo tipo qui. Questo gioco qui, che si chiama Désirée, è particolarmente interessante. Questo qui è prodotto in Francia, credo sia francese, comunque è francese, ma poi è stato esportato in varie nazioni, vedete c'è anche la traduzione in inglese. E questa qui è la storia di un ragazzino depresso che vede tutto in bianco e nero ed è interessante anche per la tematica, no? Interessante per la tematica perché in questo caso anche qui vedete l'idea di fondo è quella di Monkey Island, è quella di inserire il personaggio che in terza persona, e questa è una cosa su cui poi vorrei tornare, il fatto della terza persona, è che tu decidi che cosa far fare al personaggio, quindi sei tu che devi scegliere. Le cose da raccogliere, i vari oggetti, devi metterti sul sentiero giusto, ok? Per poi far procedere la storia. Per chi vi ho fatto questa introduzione qui? Per parlarvi di partecipazione e gamification. Le due cose coincidono qualora uno volesse parlare di come inserire il gaming, di come inserire il gioco all'interno di un contesto complesso come potrebbe essere, per esempio, la gestione di un corso e-learning. Allora, questo libro qui, che ora vi faccio vedere, che è, se vedete, Il potere della gamification, Vincenzo Petrucci, ha già qualche anno, ok? È stato stampato nel 2015, ma comunque è ancora attuale e vi parla di gioco facendovi un sacco di esempi di come il gaming può essere portato a livello anche istituzionale. Per esempio, sono stati fatti diversi esperimenti all'interno dei comuni in cui si chiedeva alle persone di partecipare attraverso un sistema di gioco che ti faceva, per esempio, acquistare punti ogni volta che tu prendevi l'autobus o la metropolitana, ad esempio, o ogni volta che tu, ti inserivi all'interno di un contesto, comunicativo con il comune, in cui, per esempio, esponevi le tue idee e ti mettevi a confronto, diciamo, con le istituzioni comunali, e questo ti faceva aumentare di punteggio e poi ti dava dei vantaggi che potevano essere, per esempio, una carta servizi, un bonus per delle librerie oppure per entrare a teatro, queste cose qui che quindi coinvolgevano e si intrecciavano anche con la cultura.
Poi un altro libretto interessante è questo qui. Questo qui, L'arte del coinvolgimento di Fabio Viola e Vincenzo Idone Cassone. Io ho conosciuto Fabio Viola al Learning 360 l'anno scorso, non lo conosco di persona, però l'ho sentito parlare più volte, quindi so per certo che è una persona estremamente competente nell'ambiente, nel suo ramo. È una persona che ha fatto diversi progetti che hanno vinto anche dei premi e quindi vi consiglio di leggervi questo libro qui. Questo libro vi dà è più focalizzato sull'aspetto tecnico di che cosa sia il gaming, di che cosa è la gamification e vi permette di approfondire di più la tematica, mentre l'altro, Il potere della gamification, vi dà più dei casi pratici e quindi vi mette, diciamo, più a contatto con la realtà. A dire la verità, anche l'arte del coinvolgimento vi mette in contatto con la realtà, però lo consiglio più per l'aspetto, diciamo, più tecnico, se volete capire veramente cos'è la gamification. Parla appunto di progetti che fondono la parte internet, parte di partecipazione a livello rete con qualcosa di reale, di realistico che coinvolge anche la cultura. Allora, c'è una cosa interessante di cui si parla qui nell'arte del coinvolgimento che è una teoria, la Self-Determination Theory. Io nel blog l'avevo accennata tempo fa, però non l'ho mai approfondita, diciamo, nel vero senso della parola. C'è un sito che si chiama selfdeterminationtheory.org, tenuto da due personaggi che si chiamano Deci e Ryan, o Desi e Ryan, non so come si pronuncia. I quali appunto espongono questa teoria che dice, cito appunto il libro di Fabio Viola, secondo Deci e Ryan, noi esseri umani proviamo il bisogno di esercitare le nostre capacità e competenze, competence, migliorando e realizzando i nostri obiettivi, sentendoci padroni della situazione e capaci di gestire le sfide e le difficoltà che ci vengono proposte. Al tempo stesso desideriamo agire senza limiti restrittivi alla nostra libertà personale. Vogliamo che le nostre azioni siano in buona parte il risultato dei nostri desideri, tra parentesi, autonomi. Infine, proviamo il bisogno di relazionalità, relatedness, di sentirci parte di un gruppo o di una comunità, di sentire il respiro dei rapporti sociali attorno a noi. Siamo, insomma, animali sociali. Come diceva Aristotele. Qui ci sono due cose molto interessanti su cui conviene soffermarsi. Uno è la libertà personale, la libertà di scelta, ed è una cosa su cui mi focalizzo anche sul mio progetto Zero Alpha, cioè la libertà di poter scegliere un sentiero, la libertà di poter scegliere il finale di una storia. Questo è interessante, che poi diventa autonomia, l'autonomia della scelta. Invece c'è il bisogno di. Quello che scatta poi è il bisogno di relazionalità, che diventa anche bisogno di socialità, bisogno di condivisione, di cui poi parla anche Fabio Viola più avanti, a cui poi si associano altre dinamiche, come cito ancora, a queste dinamiche è fondamentale aggiungere un ulteriore elemento, il bisogno di esperienze significative, meaning. Quindi non c'è solo l'autonomia, l'aspetto di relazionalità con gli altri, di condivisione e così via, ma c'è anche un terzo aspetto di meaning, cioè esperienze significative. Io quando gioco voglio avere un'esperienza che mi coinvolge, questo è il senso. Quindi non basta solo fare gamification, bisogna fare anche qualcosa che coinvolga l'utente e soprattutto che si innesti nel contesto giusto, perché attenzione a fare gamification così a caso, cioè portare il gioco, soprattutto nell'e-learning, non va bene sempre, va bene nel contesto. Io è una cosa su cui insisto parecchio, questa cosa del contesto. Andremo avanti ancora a parlare di questi argomenti, parlando ancora di storytelling, cos'è lo storytelling, lo story doing, che è un'altra cosa. Da non confondere, spesso le due cose camminano insieme, ma storytelling è una cosa, story doing è tutta un'altra, ma la approfondiremo anche questa.
queste cose qui. E poi parleremo ancora di coinvolgimento all'interno di percorsi formativi, ma non solo, all'interno di giochi che possono aiutare soprattutto i bambini e i bambini in difficoltà ad apprendere, a migliorare il proprio apprendimento. E soprattutto io credo molto nel lavorio che va fatto, che deve essere fatto sul metodo di studio che questi bambini mi sembra essere, di cui questi bambini mi sembrano essere estremamente carenti. Io vi invito ancora a vedere il mio canale YouTube, a vedere il blog lamedaproject.com, a scrivere dei commenti se vi va, e magari si può intavolare qualche discussione, potete dirmi se dico qualche cavolata, e niente. Ultima cosa, venerdì 9 novembre 2018 ci sarà il Learning 360 a Milano, al Teatro Manzoni. Le iscrizioni sono già chiuse, ma comunque vi invito a, se conoscete qualcuno che va, fatevi riportare tutto quello che si dice, se non riuscite ad andare. Io ci sarò, molto probabilmente farò un post alla fine dell'evento, e quindi sicuramente troverete tutto, o farò un altro video o farò comunque un post scritto sul mio blog lamedaproject.com, e come ho fatto l'anno scorso, e li troverete tutte le mie considerazioni sull'evento. E ecco, quindi ciao. E se da voi è mattina, buon mattino, se da voi è pomeriggio, buon pomeriggio, se da voi è sera, buonasera, e se da voi è notte, dormite, che la notte è fatta per dormire. Ciao ciao!